E questo mi riempie d'orgoglio, sapere che io oggi sono qui e faccio questa cosa, veramente sono molto emozionato. Ieri sera Patrizia mi ha scritto un messaggio dove mi diceva queste cose, io anch'io sono emozionato perché effettivamente è una cosa bellissima, bellissima. L'unica cosa è che Alfredo non è qui con noi in questo momento, ma Alfredo è qui ed è dentro a questo campo, perché questo l'ha voluto lui. Ora io ho il piacere di avere il sindaco qui accanto. Allora, penso che sia il primo sindaco che abbia messo piede qui dentro, e questo già è fondamentale. In più vedo che si è anche molto appassionato istantaneamente del nostro sport. Quindi passo a lui il microfono, perché mi fa piacere dire cosa pensa, della prima sensazione che ha avuto. Allora, innanzitutto grazie di avermi invitato, io sono, come ho già detto, ovviamente onorato di essere qui presente con tutti voi. La riflessione che faccio, appena me lo tolgono l'Apple, la riflessione che faccio è che ho sentito parlare di Sisi da tutte le persone qui, appena ho provato a giocare con la mazza, con la pallina, che appena questa dimestichezza con questi strumenti che sono già belli anche semplicemente a toccarli. E ho sentito parlare di una persona che ha messo il cuore in quello che ha portato avanti nel corso degli anni. E la dimostrazione è vedere loro, vedere quello che sarà il futuro di questa città, il motivo per il quale in realtà tutti noi ci stiamo dando da fare, perché poi alla fine, quando si arriva a realizzare con la passione che lui ha messo nel baseball, questo credo che l'obiettivo si sia raggiunto, e lui l'obiettivo l'ha raggiunto. Le cose che ho sentito poco fa raccontare da qualcuno di voi sono straordinarie. Cioè, una persona che fino da ultimo era seduto insieme ai ragazzini, alle persone, si gustava quello che di fatto con una vita ha portato avanti, secondo me, la realizzazione di un uomo, la realizzazione di un sogno. Ecco, questo è un esempio che sinceramente, al di là del baseball, mi sento di prendere come esempio e di portare avanti, perché è quello che ci può far fare il cambio di passo a Livorno, è quello che più volte e in più occasioni ho sempre detto. Livorno ha delle grandissime potenzialità, possiamo andare veramente dove vogliamo, possiamo pensare di rilanciare la città, di rilanciare il mondo del lavoro, di fare tante cose belle, e questi esempi sono gli esempi positivi che dobbiamo assolutamente avere il coraggio e la forza di mettere davanti a tanti altri che nel corso degli anni, purtroppo, devo dire, sono stati utilizzati in malo modo. Queste figure, queste persone sono quelle che fanno la differenza e che per noi faranno la differenza in quello che sarà il percorso da adesso in avanti. Quindi per me oggi è un giorno molto particolare e con grande enfasi dico che queste figure, queste persone sono per tutti noi l'elemento attorno al quale dobbiamo continuare a lavorare per una Livorno da proporre all'esterno e per loro, per questi ragazzini, per coloro che sono il futuro di Livorno, con tutte le nostre forze, prendendo queste figure come esempio. E quindi sono io che vi ringrazio oggi, sono io che vi ringrazio. E poi un'altra cosa divertente, ho provato subito a tirare con come si dice, con la mazza, no? A battere con la mazza, e ho preso subito un giornalista, quindi vuol dire che la strada è quella giusta.
alla prima ero stato e quindi vuol dire non c'è mai un giornalista che ha battuto. No, no, ma però possiamo trovarla questa cosa. Io ti invito a questo punto, visto che ci ha visto che lo sai che non mi tiro indietro, ora si va lì dentro e si guarda. Senta, ce l'abbiamo il giornalista di parte. Vabbè, no, fate gli scherzi, poi c'è questo spirito che è troppo bello, che è una delle cose che secondo me sono belle. Che dire, iniziamo subito a giocare, perché qui è la parte bella di tutto questo, è che commemoriamo e giochiamo. Finiamo questa parte di simulazione, magari volevo sentire Marco, se volete anche voi dare il vostro contributo come figli di Alfredo, se mi sembra giusto, saluto Marco. Allora, ci rivediamo. Due parole, perché naturalmente il problema maggiore è che ogni tanto capitava di parlare con mio padre di questa eventualità e lui, come normale, diceva sì, ma senza furia, perché ovviamente sapeva che sarebbe potuto succedere solo quando lui non ci sarebbe stato più. È ovviamente abbastanza impegnativo ricordare la sua figura in una situazione come questa. Una persona che, anche se io per quello che riguarda questo sport, mi sono sempre trattenuto un pochettino al margine, perché sono stato veramente un pessimo giocatore, però qualcuno fortunatamente, come avete potuto sentire da Marco, ha svolto il suo ruolo di figlio, perché lui è come ne avesse avuti tantissimi, è diventato il papà e il nonno del tempo. Quantomeno sulla qualità direi che ha raggiunto veramente con la sua opera continua risultati egregi. Una persona che mi ha insegnato che il baseball è il gioco della vita. Io non so se a voi è mai capitato di fare questa riflessione, ma in una miriade di situazioni, di incontri 11 contro 11, 5 contro 5, 8 contro 8, blocchi contrapposti che magari negli ultimi anni abbiamo visto anche con punterie di ogni genere vanno alla ricerca del risultato, trovarsi invece che il battitore deve diventare corridore e uno contro 9 e poi magari arriva qualcuno dopo e diventano 2 contro 9, 3 contro 9, magari sperando che arrivi quel fuoricampo che permette di portare a casa più punti possibile tutti in una botta. Beh, questo è uno sport che non ha assolutamente confronti rispetto a tutti gli altri, e quindi insegna anche a crearsi una mentalità particolare. E quindi, unita al passo del rispetto delle regole del gioco, qua e nella vita al di fuori dei campi sportivi, questo direi che è l'insegnamento più grande che mi faccio. E poi aggiungerei anche il fatto che lui era il baseball, ma non era solamente questo, era una curiosità enorme nei confronti della vita in tutti i suoi aspetti. Un culto estremo della memoria, della vita familiare e della storia di questa città. Ne ha fatti veramente di tutti i colori, chi lo conosce sa che fino all'ultimo giorno di vita lui andava in giro per la città a fare cose. Lo trovavano in giro dappertutto, in centro, sbrigava a far accendere tutti i generi, perché avendo un po' lasciato la vita all'interno della società, si è occupato però dei veterani sportivi e del Panama International, insomma aveva sempre qualche cosa da fare, ha fatto anche la comparsa, diciamo così. Una particina nel film di Antonio Cristiano interpretando Renato Natali, quindi insomma direi che non stava mai fermo. Mi fa piacere immaginare il movimento anche nell'aldilà, dove aveva trovato tanti altri. Marco ha già detto tutto, io
ringrazio il sindaco, ringrazio Egizio Salvadorini che ci ha donato la taglia e poi ringrazio tutti voi che siete intervenuti, siete tantissimi, non avevo dubbi ma mi ha fatto tanto piacere e poi ringrazio il mio babbo. Scusate, tutti hanno parlato di Alfredo, i familiari. Voglio dire qualche cosa anch'io di Alfredo. E mentre lo sto per dire mi viene la pelle d'oca. Alfredo era un piccolo, grande uomo. Alfredo tutte le domeniche mi accompagnava su a Valle Benedetta al semaforo. E tra le tante cose belle che disse fu questa. Dice, vi parlerò un po' di Livorno. Partiamo dalla Pinetina, a piedi. Piano piano facciamo tutto il Viale della Libertà fino alla cattedrale. Voleva descriverci i personaggi che erano stati e tuttora sono a Livorno. Si comincia a camminare a piedi dalla Pinetina, si arriva ad una strada, dice questa è via Pino Albertelli. Sapete chi era Pino Albertelli? Lui ci spiegava chi era Pino Albertelli. Qualche passo più avanti, questa strada a destra è via degli ebrei martiri del Nazismo e ci spiegava qualcosa. E così continuando fino alla TS, a destra e a sinistra, lui era così bravo di ricordarci e spiegarci tutto la storia dei personaggi che avevano avuto in trattazione a quella strada. Grazie. 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 Direi questa parte facendo intervenire la federazione, perché noi siamo qui grazie anche alla federazione italiana del softball. Purtroppo, mi devo scusare a nome suo, il presidente Fraccari è in Giappone in questo momento impegnato la riunione e non poteva essere qui, perché il Belfo a Livorno dà anche questo. Il presidente federale italiano è quello mondiale e abita a Livorno, quindi è un patrimonio anche questo che forse andrebbe valorizzato un po' di più nel mondo dello sport. Comunque, sì, attacca a me c'è Aldo Veronacci, che è presidente del CIR regionale, al quale cedo la parola perché sta partendo un'iniziativa molto molto bella. Sì, comunque intanto non ho la pretesa di rappresentare ovviamente Riccardo Fraccari, che si rappresenta benissimo e rappresenta i nostri sport nel modo migliore possibile in tutto il mondo e con orgoglio. Mi piace ricordare però, unendo nelle parole di chi mi ha preceduto, il ruolo di Alfredo Sisi come uomo di sport, nel senso più nobile e alto del termine. Cioè, io ho avuto la fortuna, come molti di voi immagino quasi tutti, di conoscerlo, devo dire pur avendo fatto tantissimo per questa città, per questa società, per questa terra, comunque è stato un uomo di rispetto delle regole, rispetto dell'avversario, lo sport come concetto che unisce e non divide. E quindi in quest'ottica, proprio per ricordarlo al meglio, oltre alla intitolazione dello stadio, che ritengo personalmente piccolissima considerazione, avendo visto un trascorso purtroppo lontano di arbitro, prima arrivavano le designazioni con la scritta Vannitella via Sommati, adesso finalmente avrà il nome che merita e il ruolo che merita e il risalto che merita questa persona, questa figura. Quindi al di là del dato che non è anagrafico, non è di riferimento per quanto riguarda le fredde logiche dello sport, ma è veramente qualcosa che questa persona si è più che meritata. Ma ritenevamo noi nel nostro piccolo di dare questo segno di continuità a questo passaggio di consegne, ho parlato prima con Patrizia, ora lo farò con Marco che non avevo prima di ora il piacere di conoscere,
Se la famiglia darà il suo sostegno, già Patrizio mi ha detto che dovrebbe essere assolutamente così, abbiamo intenzione di istituire un premio, un piccolo riconoscimento destinato all'MVP del giocatore, l'MVP della partita dell'All-Star Game che si terrà a Capanno il 5 di ottobre nella categoria ragazzi, quindi tra i migliori selezionati dai manager di tutte le squadre partecipanti al campionato ragazzi di baseball della Toscana e la squadra vincitrice del campionato di categoria. Il miglior giocatore, intendendo non un riferimento solo alla prestazione, ma alla figura, al modo di stare in campo, al modo di comportarsi, all'essere leader nel rispetto delle regole, abbiamo intenzione di istituire questo piccolo premio, questo piccolo segno per una grande persona di sport, intitolato alla memoria del grande Alfredo Simi. Ecco. Allora, prima di scoprire la targa, facciamo un po' una bella foto. Questo, caro sindaco, è il progetto di questo stadio meraviglioso, che però è confuso. Io te lo lascio. Tutti noi ti lasciamo questo. Guardalo, chissà che in un futuro ti possa finire questo meraviglioso stadio, in questo meraviglioso posto di lavoro. Secondo me, manca tutto questo, manca la copertura. È una cosa meravigliosa, era uno stadio meraviglioso. E ora come chiamo? Poi, se giocare a Bergo, è obbligatorio. Qui abbiamo alcuni attimi che hanno fatto la storia anche di questo sport. Se giocare solo è cappellino. Non si può giocare. E questo è il cappellino della squadra che settimana prossima si presenterà alle finali della Gran Serie B. E questo è piccolo magia. Il nostro cappellino. Ora, prima di tirare su quello che c'è qui sotto, io volevo dire una cosa, per questa persona che è qui davanti, che non vuole mai partecipare, vuole stare sempre in secondo piano, ed è per la figlia del figlio. Io vorrei che mi dite qui la canzone. È una persona straordinaria. Io quando sono arrivato qui ti è stato di venerdì. Il capo che si doveva andare a giocare a Cassino a Vizcaia, mancava un ragazzo, fui preso e stato affrontato e dice da di vita, non c'è problema, aspetta stasera la cuccia, è vero? Giovanni, lui era stato delle partite, insomma, io quando c'era qualche cosa da fare l'ho fatto, ma non ho fatto più di tanto. Comunque, ecco, si dice sempre che dietro un grande uomo c'è una grande donna, ma questo era una coppia grande, non c'era solo le due su di là. Allora, una delle cose belle che tocca a un presidente è quello di ritirare le maglie, questa è la cosa meravigliosa. Ora, Alfredo, noi se appena per giocare a tempo non ci interessa, ci interessa tutto quello che ha fatto, però la maglia a questo punto va ritirata e abbiamo scelto di dare il numero uno per sé. E quindi questa è la maglia che ha dato il nostro, la nostra Clubhouse, Alfredo numero uno. Però cosa succede? Un bel giorno parlando con Marco mi disse sì, è vero, Alfredo è stato il padre del baseball londinese, ma se a Livorno c'è stato un padre c'è stato anche uno zio, che è quel signore che mi dice lì dietro, che è Giovanni Tisi, il fratello di Alfredo. Giovanni non è solo zio dei suoi nipoti, è anche mio zio, perché Alfredo mi ha portato nel mondo del tempo e Giovanni mi ha inserito nel mondo del lavoro. Vero o no? È vero. Ci siamo conosciuti purtroppo, diciamo, tanti anni fa. Ora volevo ritornare un momento al discorso che ha fatto Sella. Al tempo in cui, diciamo, la società è nata, è il 1948, quindi sono qualche anno passato. Diciamo, le prime divise, non lo so come mai, ma furono fatte con i lenzuoli
di casa, tanto è vero che c'è un articolo che è stato pubblicato dal giornale di Campodervi, nel quale c'era scritto appunto Italia no, ora non mi ricordo esattamente, degli Messerschmitt, proprio ci ricordavano che era stata fatta le divise con i lenzuoli, e io sottoscritto, francamente sono stato uno dei primi che ha fatto la divisa e me la sono cucita con una vecchia macchina da cucire che era di mia madre. e quindi sono passati tanti tanti anni e francamente queste cose si ricordano con tanta passione. Poi non dico altro perché è stato già detto tante cose, per cui io ringrazio tutti quanti voi, i primi che sono venuti, amici, parenti e tutti quanti. E quindi tante cose a tutti. Grazie Giovanni, devo andare via a questo punto. E la nostra Olo Fence c'è anche Giovanni Fisico. Sono solo della 24. Dalla prossima stagione nessuno potrà più mettere questi per lui. Perché chi ce l'ha, porta già, dovrà farne a me. Ok, adesso direi che la famiglia, se vuole scoprire la targa, finiamo la nostra cerimonia per Alfredo. Grazie. Grazie. Questo io mi auguro che tutti i ragazzi che entreranno in questo campo per la prima volta verranno a chiedere chi è questo Alfredo a cui dobbiamo dare grazie. E sono convinto che ognuno di noi ha una sua storia da raccontare per spiegare chi era Alfredo.